pance, colli, fondi di bottiglie, schegge, schegge rosse, verdi, azzurre, marron. I cocci marron non mi piacciono. Mi ricordano la medicina e il contagocce sul comodino quando si sta male. Sono il maestro Moroni Federico, titolare di una piccola scuola a Bornaccino, nei dintorni di Sant'Arcangelo. Qualche volta vengo qui a cercare cocci colorati per i miei ragazzi. Loro non li porto mai con me. Potrebbero farsi male o si divertirebbero a rompere tutto quello che è ancora intero. Mani, macchina da cucire, malva. Con una penna e un foglio di carta si può ricostruire il mondo. Quando il 1 ottobre 1948 Severino Guidi, di 6 anni e mezzo, entrò nella mia scuola, mi toccò piano il braccio e mi avvertì che a lui non piacevano le aste. Cominciò subito a fare incredibili figurine con la penna e gli altri lo imitarono. Cominciò così una stupenda esperienza didattica e con l'andare del tempo la scuola dei miei piccoli pittori diventò famosa in tutto il mondo. Questa mattina i miei alunni sono liberi di scegliersi l'attività creativa che vogliono. Quando ero bambino, la mia maestra mi faceva copiare e colorare i disegni stampati negli album a quadretti. Una ciliegia era un cerchio contenuto da 4 quadretti. Una pera e una mela contavano 15 quadretti e mezzo. Una casa, 20. A un certo punto veniva voglia di uscire con una riga lunga attraverso il quaderno e correre per tutto il banco. Per questo ora, nella mia scuola, l'attività principale è la pittura libera, il gioco della forma e del colore.
Ammesso che la nostra memoria si trovi in tutte le cellule del corpo, ogni conoscenza ha una base sensoriale. Se per esempio dico acqua, è come se dessi una pennellata azzurra. E sento cos'è l'acqua, la capisco. Una palla di vetro mette in moto sensazioni favolose. A un papa piaceva tenere in mano una sfera di cristallo. E era come una palla d'acqua cristallina coi riflessi del cielo e del mattino. Ai bambini, invece, piace la pallina d'acciaio, quella, ad esempio, dei cuscinetti a sfera dei camion. Ha una cromatura affascinante, è levigata e riflette tutto quello che c'è intorno. Vedo anche la mia faccia. Il suo peso calca così benevolmente sul palmo che tu senti di volerli bene. Proviamo il gioco della linea e della sfera. Tieni la pallina nel palmo sinistro e sentendone il peso, muovi la linea verso destra volendo che contenga la sfera. Il tondo che risulta non è vuoto, ma liberato nello spazio del foglio bianco, ci dà la suggestione che abbia il peso e la curva di un volume sferico. È questo il genere di esperienze sensoriali che sta alla base della pittura dei bambini. Affidarsi alle sensazioni è una gioiosa introduzione alla conoscenza intellettuale del mondo. I miei alunni vivono in campagna e qualcuno come Mauro ha un nonno che la mattina impigrisce nel letto giocando col gatto. Anche il nonno, in fondo, sa che la sapienza della vita è il risultato di un gioco meraviglioso di sensazioni. Passare a salutare il nonno nel letto è per Mauro un'esperienza fatta di stimoli che fissano nelle mani e nella memoria le immagini di una favola vitale. Pallina di ferro. Rotolala. Foglio bianco ritorna il gioco del nonno e del gatto, una suggestione che coinvolge tutta la scolaresca. Così ha inizio l'attività pittorica. Ho visto giocare con i gatti nel letto. Nel letto. Sì. Mescola con l'acqua. No, no, non troppo. I gatti non li potevano. Sentilo, sentilo quei pupastrelli, sei granuloso, non deve essere granuloso. Giocavano? Giocavano con lui. Che pubblico ci hai fatto fino all'anno con il granuloso? Io con il maiale
certo. Ci manca più niente qui. Guarda qui. Guarda qua, è un gattone. Guarda anche i suoi figlioli che sono tutti piccolini. Sono queste le favole straordinarie che i miei alunni raccontano da anni con la magia dei loro pennelli. Sono le favole della scienza e della vita sana e felice. Una memoria fisica trasformata in arte. Una inconsapevole arte per nulla, una testimonianza di essere al mondo per capire le piccole e meravigliose cose dell'esistenza. Basta una piuma sospesa a un filo, un vecchio clarino o un barattolo di vernice che prende dal soffitto per creare una magia. Per disegnare e dipingere basta sentire prepotente il desiderio della linea e del colore. Domani, quando dirò ai miei alunni che il leopardo e il leone sono felini come il gatto, mi chiederanno se i vecchi negri in Africa giocano nel letto col leopardo e se un leone è più arrabbiato del maiale. In ogni caso, qualunque cosa essi crederanno, sarà questo il principio della scienza dei felini imparata per gioco e per tenerezza.